era ancora un gioco sull'amore, non batte V, non battetevi, è il titolo di questo titolo, di questo, di questa canzone, e saluto, se è in linea come sembra, Don Filippo Di Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Che molti conoscono in radio anche come voce, diciamo così, di opinionista forte di Radio 24, poi televisione, radio, ovunque. Don Filippo, volevamo chiederle un commento su questa vicenda che è rimbalzata per il suo forte significato simbolico sulle prime pagine della comunione a Vladimir Luxuria comminata durante i funerali di Don Gallo. È... ci serve, come dire, un parere anche dottrinario. È una cosa normale o è giusto salutarlo come un segnale di forte apertura della Chiesa? No, è giusto salutarlo per quello che è, diciamo così, il sereno coraggio pastorale del Cardinale Bagnasco, che quando fece la visita canonica, diciamo una sorta di visita un po' tra l'ispezione, un po' tra la comunione a tutte le parrocchie della sua diocesi, quando visitava le parrocchie del centro di Genova venne regolarmente visto visitare anche case o luoghi dove erano radunati o transessuali o altre persone. Anzi, ho nel ricordo un filmato amatoriale del Cardinale Bagnasco e un gruppo di transessuali che concludevano il loro incontro, che era durato più di un'oretta, cantando l'inno alla Madonna della Guardia. Cioè, nell'orizzonte pastorale del vissuto del Cardinale Bagnasco non è niente di strano. Ma avrebbe potuto rifiutare la comunione? Sì, avrebbe benissimo potuto rifiutare la comunione, anche perché Vladimir Luxuria, se non erro, sono due volte, anche recentemente, non più di un mese fa, aveva in un'intervista dichiarato la sua fede buddista, quindi la sua pratica di un'altra religione. Cioè, quindi non è verosimile, qualcuno dice era un fatto compiuto, se l'è trovata davanti. E... No, assolutamente. Quindi questo no, assolutamente. È un sacerdote, poi come fa a rifiutare la comunione? Lo benedice soltanto e via? No, rimette la particola dentro la pisse e dice a lei no, signore, o a lei no. Insomma, è capitato. La pratica pastorale capita regolarmente. Diciamo, poi c'è qualcuno che esagera nel dire no, qualcuno che esagera nel dire sì, ma insomma sostanzialmente in questo caso non si è esagerato in questo caso, o che ne pensa? No, lei l'avrebbe data. Ma assolutamente sì, ma come anche, cioè, non è che poi Cardinal Bagnasco viene da Marte, si trova davanti a Vladimir Luxuria. Cardinal Bagnasco sta a Genova, conosce la realtà della sua diocesi, chissà quanti altri transessuali ha dato la comunione durante le sue visite. Infatti nella stessa cerimonia ne ha dato un altro famoso transessuale, che addirittura è un camallo del porto di Genova. Sì, ma a me poi capitò, mi ricordo una o tre volte, capitò a Roma e stavo dando la comunione e la signora che stava dietro, la persona che si accostava per ricevere la comunione, fece un balzo in avanti e mi disse: Don Filippo, non è una donna, è un uomo. E io gli risposi molto grandemente: signora, si faccia gli affari suoi, cioè, non è il problema, siamo tutti battezzati. Senta, Don Filippo, la comunione da un punto di vista proprio teologico è il sacramento più importante, l'inclusione nella Chiesa? No, il sacramento più importante è il battesimo, Luca. Sì, no, vabbè, allora, dico dopo il battesimo, una volta, cioè, di quelli... Quello noi lo chiamiamo, insieme al sentirsi Chiesa, noi lo chiamiamo il sacramento primordiale. Poi alla fine della vita non saremo giudicati su quante comunioni abbiamo fatto o quante confessioni abbiamo ricevuto, saremo solo giudicati sul battesimo e sulla capacità che attraverso quel battesimo abbiamo avuto nel testimoniare che Dio è amore. Poi posso dirti anche un mio ricordo personale, perché credo che poi tante volte le parole vanno in libertà. Nel 70 io ero seminarista al seminario di Genova. Ricordo benissimo un mercoledì durante la ricreazione, stavamo leggendo in realtà il quotidiano cattolico della città, si chiamava Il Cittadino, soprattutto per le pagine sportive, c'era una partita tra la Juventus, e all'improvviso si materializzò dietro di noi il Cardinal Siri, che aveva anche un modo di porsi anche abbastanza severo, e ci chiese: cosa state leggendo?
E in prima pagina c'era un fondo del direttore di del giornale, perché Don Gallo aveva fatto una delle sue terribili filippiche e il direttore gli restituì a pan per focaccia. E il seminarista che stava leggendo le notizie sportive, insomma, prese in castagna, perché era durante la creazione dei corsi di teologia, disse: ah, so, l'eminenza è Don Gallo, è ora di smetterla, basta, è scandaloso. Sì, lo lasciò parlare, poi lo guardò e gli disse: sai, tu prima prova a fare per 20 anni quello che ha fatto Don Gallo, poi torna da me che ne parliamo. Don Gallo è stato posto, diciamo, dentro la diocesi con un titolo che lo ha reso intoccabile e che non esiste in diritto canonico: cappellano feriale e festivo di San Benedetto a Porto, perpetuo, cappellano perpetuo, perché Siri, dopo 3 mesi che l'aveva sospeso da viceparroco al Carmine, dove peraltro non è che aveva solo criticato Siri, si era venduto anche gli arredi della parrocchia per darla ai poveri, insomma. Quindi lo aveva posto dentro un contesto che potesse fare il Don Gallo senza che nessuno lo toccasse. Per questo anche la sua segretaria ha potuto dire che, come tutti i suoi predecessori, anche con Bagnasco, Don Gallo aveva un rapporto estremamente, estremamente affettuoso. E lui stesso lo rivendicava dicendo, lo abbiamo ricordato, ho avuto 5 cardinali, non ho mai avuto un cartellino giallo, probabilmente dopo quell'episodio. Dopo quell'intervento di Siri nel 70, 71. Bene, ma allora la domanda è: c'è un nuovo vento, possiamo tendere un filo ideale fra la comunione di Genova e la frase di Papa Francesco sulle ragazze madri, le porte della Chiesa devono essere aperte a tutti? Ma guarda, il nuovo è sostanzialmente questo, che mentre per anni noi consideravamo esemplare, chiuse le virgolette, il modulo di comportamento o di predicazione o di prassi pastorale di quella porzione di chiesa di 46 ettari che si chiama Vaticano, nella chiesa che è presente in 190 nazioni i linguaggi erano altri, le prassi erano altre e i modi di comportarsi erano altri. Ora è arrivato un Papa che rappresenta, diciamo così, una figura media del nostro episcopato post-conciliare, poi arriva Bagnasco e poi se apriamo gli occhi lo vediamo rappresentato così in infinite altre realtà ecclesiali, e ci stiamo accorgendo che nel frattempo non solo la Chiesa ha pensato ma ha anche inventato nuovi linguaggi. La risposta però è sì, cioè sta cambiando il tono medio della Chiesa italiana. Ma ti farei notare quello che ha scritto Marco Politi una settimana fa su Il Fatto Quotidiano, che gli unici 3 rapporti sociologici, sociali, profondi, reali, concreti in questi 10 anni sono stati prodotti dalla Conferenza Episcopale Italiana. E Miguel Mora, che è stato per 4 anni e mezzo corrispondente del Paese da Roma, ha scritto ultimamente, adesso è corrispondente da Parigi, che Vaticaglia, come la chiamava lui, è quel paese dove se vuoi sentire qualcosa di sinistra devi andare a sentire la predica del parroco. Non male. E Francesco è in qualche modo, nella lettura che dai, Papa Francesco, un interprete o un propulsore di questo cambiamento? O di questa apertura? Un amplificatore forse addirittura? Beh, certamente per il ruolo amplificherà, perché poi in realtà c'è quella, pare che sia una frase attribuita a Einstein, che come sappiamo venne bocciato agli esami universitari e scoprì la formula della relatività mentre era impiegato al cadastro di Zurigo, e a chi gli chiedeva ma come mai sei riuscito a risolvere questo enigma, lui disse pare. Tutti sapevano che era impossibile, arrivò uno che non lo sapeva e dimostrò che era possibile. La stessa cosa di Papa, tutti pensavano che fare il Papa in modo diverso non fosse possibile, poi è arrivato dal seno dell'Episcopato mondiale uno che non lo sapeva e sta dimostrando che è possibile. Questo capiterà. Il Papa della fine del mondo. Però in realtà io penso che Papa Francesco sia rappresentazione oggettiva di ciò che nella stragrande maggioranza dei casi è l'episcopato latinoamericano, ma io ci metterei anche l'episcopato europeo. Sì, tra l'altro era considerato un conservatore, ecco, quindi da alcune vulgate. No, ma poi tra l'altro noi abbiamo in Italia esperienze straordinarie, cioè è possibile comprendere Nichi Vendola senza il ministero pastorale di Don Tonino Bello. Certo.
Ma lei la darebbe la comunione? Scusi se le faccio una domanda brutale. Lei potrebbe dare la comunione a un divorziato? Ma io la do. Nel momento in cui uno si presenta di fronte a me ed è battezzato come me, lui si assume la responsabilità del gesto. Del gesto che compie. D'altronde capita regolarmente alle prime comunioni che si presentano quel giorno insieme ai propri bambini e alle proprie bambine, persone che diciamo in teoria non sarebbero in ordine con la legge della Chiesa, ma chi sono io per giudicare un atto d'amore? Poi tra l'altro, tra le tante cose che ci siamo detti e abbiamo dimenticato, c'è una famosa delibera alla conferenza episcopale all'inizio dell'80, la delibera numero 56, che la soluzione italiana a questi problemi l'aveva già trovata. Aveva detto qual era? Che quando ci sono situazioni di questo genere e magari la comunione nel contesto in cui si è conosciuto potrebbe causare scandalo a qualcuno, basta cambiare chiesa, poi il prete e la coscienza di chi vuole la comunione decidono. E quindi la delibera del 56 diceva esattamente, cioè entriamo più nel dettaglio. No, basta cambiare chiesa, giusto, ci sta. Faceva la distinzione tra coniuge diciamo così, divorziato, separato, incolpevole. C'è chi spesso la separazione la subisce, poi naturalmente non è che è tenuto a voto di castità, poi si rifà una vita e cerca di essere felice. Sono persone che hanno subito la separazione e il divorzio senza che per questo abbiano messo in crisi la propria vita di fede, e la Chiesa le ha sempre ammessa la comunione. Comprende che in determinati contesti certe cose possono, come la famosa vecchietta che faceva un passo avanti e diceva: oh, guardi che questa non è una donna, a posto di fare ogni volta a dire si faccia gli affari suoi, magari si va alla Chiesa a fianco. Non succede nulla, quindi. Però io ricordo una volta Casini che ai margini di una puntata di un programma che stavo facendo mi disse: io vivo con sofferenza il fatto di non potermi comunicare. Quindi molti separati, anche eccellenti, sentono che c'è comunque ancora un. Però io ricordo anche alcune sue comunioni fatte nonostante la sua sofferenza, messe celebrate da Giovanni Paolo II, in cui lui stava in prima fila, e stava in prima fila pure a fare la comunione. Quindi, siccome nella Chiesa non ci sono né figli né figliastri, ma solo battezzati, diciamo così, viva la Chiesa, viva il Cardinal Bagnasco. Benissimo. Che cammina con il cuore e non con le speculazioni. Bene, allora grazie mille per questo, sappiamo che poi sei in un convegno internazionale, quindi grazie ancora e ci sentiremo presto, buongiorno. Buongiorno. A questo sacerdoci battezzati, e allora io ho 52 anni di ordinazione sacerdotale, sono stato ordinato il 1 luglio del 59 e ho già avuto 5 cardinali. Prima dei salesiani superiori, ma ormai dal 65, 5 cardinali, pensa come sono bravi i miei vescovi, non mi hanno mai, non scomunicato, mai ammonito, sai che ci sono le ammonizioni come sul campo di calcio. Prima...